Buongiorno e bentrovati, all'ora del caffè arriva anche l'appuntamento con la rassegna stampa di Canale 8. Come ogni mattina andiamo a dare uno sguardo ai titoli delle principali, eh, principali testate giornalistiche sulle prime pagine in questo sabato 7 marzo. Partiamo dal nuovo quotidiano di Puglia, Xilella, ecco il nuovo piano. Fascia di eradicazione di 15 km, aratura dei terreni e uso mirato dei fitofarmaci. Presentato a Roma dal Commissario Silletti il nuovo piano, in una settimana l'ok ok della protezione civile. Il caso la provincia non paga l'AXA. Stop alla custodia di musei e palazzi. L'inchiesta, dipendente falsifica sentenza, Perrone dal PM per denunciare. Trattenevano i soldi dalle buste paga, con ricatto, imprenditori condannati, mano pesante dei giudici, 12 anni in due, il PM aveva chiesto 5 anni a testa. Ancora cronaca, a Vernole picchia l'ex aiutata da sorella e cognato, tre condanne. Qui si parla di calcio, vedete l'esultanza di eh, Lepore, dopo, eh, autore del, gor, del Gol, Uh, che ha regalato appunto uh, la vittoria a Lecce. Lecce torna a vincere e riagguanta il terzo posto, tre punti d'oro sotto la pioggia battente. E poi tempi moderni, 6-5 stelle vanno oltre Grillo con Di Maio e compagni. Consiglio di amministrazione Ico Tito Schipa, scontro sui compensi. L'UGL rende note le cifre, sacrifici solo per orchestrali e dipendenti. Il processo, il PM, i PM accusano i politici, così aiutavano l'Ilva, la caccia al petrolio, trivelle in Adriatico intesa Italia-Croazia, la gusto Sofia, legumi e verdure, la insolita minestra. Dopo 237 giorni il chiostro senza auto, ora le piazze, si parla del chiostro di Palazzo dei Celestini e delle piazze di Lecce. E adesso passiamo alla prima pagina della Gazzetta di Lecce, il caso Xilella, l'appello di Silletti, aiutatemi a salvare gli ulivi. Intervista al commissario straordinario, ieri ha presentato il nuovo piano al Comitato per l'Emergenza. Intanto gli ambientalisti presentano un nuovo esposto in procura. Scende in campo Donato Boscia del CNR di Bari. I risultati delle analisi non vanno strumentalizzati. E adesso è necessario che cali il sipario sulle polemiche. L'indagine, i re delle slot machine in affari con i calabresi, ombre su tre ispettori dei monopoli. E nell'elenco del pubblico ministero spuntano i nomi di 202 indagati. Il contenzioso per la tangenziale Est, qui a centropagina, la Leadri chiede un'altra ipoteca. Nardò, sei furti d'auto in una notte e allarme. Arnesano non furono violentate, ribaltata la sentenza da Monteroni. Manifesti e firme contro l'ateneo islamico. Taglio basso, matino, la conferma sono di Ivan Regoli: le ossa ritrovate nel pozzo, l'esito della consulenza medico-antropologica. Estorsione: noto ristoratore Leccese, condannato a sette anni, inflitti cinque anni alla responsabile del personale. Calcio il Lecce supera le Vespe e agguanta il terzo posto grande prestazione i gelorossi battono la Juve Stavia per 1-0 la prima pagina del messaggero spread ai minimi sgravi in vista effetto Draghi il differenziale con i Bund tedeschi sotto quota 90 6 miliardi dai risparmi 6 miliardi dai risparmi il Premier merito anche nostro ora raffica di riforme e dialogo con le opposizioni ritorno all'identità, lo spiraglio che va oltre le statistiche. Centrodestra diviso, Berlusconi-Salvini, l'intesa non c'è e il cavaliere lascia i servizi sociali. 8 marzo, uomini e donne, l'antagonismo vade in soffitta. L'emergenza maltempo esplode gasdotto, terrore e feriti in Abruzzo, in 250.000 senza elettricità. Libia, un milione di migranti, mossa italiana su Egitto e Stati Uniti, allarme di Frontex. Palazzo Chigi, Tripoli prima di Siria e Ucraina. Il piano energetico, petrolio, l'arrivo di nuovi ecoreati blocca le ricerche nei mari italiani. Taglio basso, redditi dei ministri, guidi al top, boschi e Madia le più povere. La sentenza svolta a Parigi, Facebook si può processare in Francia. L'incidente, cade aereo, Harrison Ford si salva come Indiana Jones. L'inchiesta, il Parma giocherà, ma il caos cresce. Blitz della finanza in Lega e FGC. La prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, Matino, ce la conferma, le ossa nel pozzo sono di Ivan Regoli, svolta nel giallo del 28enne, svanito nel nulla nel settembre del 2011. L Inchiesta Ambiente svenduto, nuovo round in tribunale davanti al GUP, Taranto, l'indice dei PM sul sistema Ilva Archinà. L'accusa torna a chiedere il processo a Vendola, il governatore era contro i controlli dell'ARPA. Economia, Renzi pregusta la ripresa, spread ai minimi dal 2010, ora è sotto quota a 90 punti, BCE, Banca Centrale Europea, tecnici al lavoro per la spinta monetaria, boom dell'economia negli Stati Uniti, caos nella Lega, Tosi verso la scissione, Salvini non illude l'ex Cavaliere, allarme dalla, Tibia, dalla Libia, un milione di persone pronte a partire per l'Europa. Fra le materie anche l'uso responsabile di Internet. Qui c'è la vignetta che Berlusconi dice a Salvini, finito col centro anziani, torno a occuparmi del centro destra. Domani convention a Bari, la sfida di Schittulli, anche gli altri divisi. Niki, i miei dieci anni, ne valsa la pena, dice Vendola. Lo scandalo sud-est, mazzette e fisco evaso, nuove indagini. Dopo il maxi sequestro si cercano i soldi. Le intercettazioni, il Cavaliere voleva insieme le, le attrici Manuela Arcuri e Francesca Lana, l'uomo di potere che si auto -agnenta. Pioggia, vento e frane. Il maltempo fa altri, altri due morti. Oggi allarme in Puglia. Xilella, il commissario, i contadini puliscano i campi. Fisco, dichiarazione dei redditi in arrivo il 7.30 precompilato. E adesso andiamo a leggere le pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia. Si parla di emergenza Ulivi. Nella, nella pagina d'attualità. Xilella piano in tre punti: abbattimenti, arature e uso mirato di pesticidi. Il commissario Silletti, l'ok ok, entro una settimana. Espianto per 15 km più zone a cuscinetto, pulizia dei terreni, insetticidi dove servono. Qui vedete il nuovo piano rispetto al vecchio L'intervista esagerato e radicale si lasci il tronco. Il punto di vista di Luigi De Bellis, direttore del Disteba di Unisalento. L'esposto il forum Ambiente si rivolge alla Procura. La lettera il vescovo Angiuli scriverà al Papa. La mobilitazione. I sindaci impediremo il taglio nella fascia di 15 chilometri. I risultati delle analisi degli ispettori dell'Unione Europea invitano a intervenire con cautela. Giuseppe Tondo, sindaco di Salice, dice servono terapie mirate e non interventi radicali per salvare il paesaggio. La decisione? Già pronta una task force europea. Andrew Katis scrive agli eurodeputati, agli europarlamentari PD De Castro, Gentile e Paolucci. Verso le regionali, liste PD ultimi ritocchi tra new entry e scontri e nel Salento è bufera. In settimana si chiude la partita a Lecce Renziani a duro. Il caso Foresio, concezione dinastica Concezione dinastica del partito, decisioni in gran segreto. L'intervista, Abate Russo verso il sì, sono uomo di partito, dolore per Gabriele. Emiliano ha chiesto all'ex deputato Salentino di candidarsi al posto del figlio. Era candidabile e oltretutto è innocente, le critiche a me e a lui da gente interessata. Da Michele un segnale chiaro, ma in queste ore sto valutando tutto. Mazzei di Forza Italia, campagna pubblicitaria sui rifiuti da 6 milioni. Due kermesse, guerra dei numeri. Schitulli domani con la coalizione, tra una settimana con i fittiani, che vogliono portare il doppio di persone. I fronti e le strategie. L'eurodeputato, domenica 15 marzo, ehm, appunto Fitto organizza la sua iniziativa, i fedelissimi domani assenti. Il commissario... Un torto al centrodestra non venire alla convention con il candidato, dice Vitali. Ambiente svenduto, vendola imbestialito con assennato. Il PM Epifani attacca anche la provincia, Archinà spadroneggia nell'ente. Remo Epifani, il governatore, tenne fuori da una riunione il direttore dell'ARPA. Accuse dal PM in udienza anche per l'ex presidente della provincia, Gianni Florido. Il caso morti per tumore. La Procura vuole aprire una nuova inchiesta. Ieri in aula si è parlato anche di alcuni incidenti mortali avvenuti nello stabilimento. Il procuratore Sebastio ha chiesto al GUP la trasmissione degli atti al suo ufficio. Dichiarazioni al vertice di Bruxelles, il ministro Galletti sulle misure salva Ilva. Non mi aspetto rilievi dalla Commissione dell'Unione Europea. La giustizia contabile, Corte dei Conti, denunce in aumento. Il procuratore regionale spicca la corruzione legata forniture, alle forniture di beni e servizi. Spesa 2013, gruppi consigliari, rendiconti in ordine. I nodi dello sviluppo. Trivelle in Adriatico, intesa Italia, Croazia. Il Presidente introna. Bene, così salviamo il mare incontro tra Confindustria e Sace per i prodotti pugliesi, export in forte crescita. Le pagine di Lecce, la provincia non paga, custodia musei a rischio, lettera laxa, soldi finiti, servizi sospesi dal 16 e quindi a casa 29 dipendenti, i sindacati chiamano il prefetto, stop a sorpresa, in bilico la gestione delle sedi, gabellone, tavolo con la regione. Dopodomani il vertice SOS partecipate si torna a Bari. La polemica Ico Tito Schipa stoppa i compensi del Consiglio d'amministrazione. L'UGL tira fuori nomi e cifre. Gabellone lasci la fondazione. Innovazione arriva il wifi gratuito negli uffici postali di tutto il Salento. La città vivibile, il chiostro torna finalmente libero. Regolamento stralciato, anche i consiglieri fuori dai celestini. Lo scempio, fino a dieci mesi il cortile veniva usato in modo indiscriminato, la svolta da qualche giorno solo due o tre auto di servizio. Vedete i confronti, a maggio 2014 il parcheggio nel gioiello del 600, nel settembre del 2014 le 12 auto all'ombra del porticato, sempre di meno, e nel, il 6 marzo 2014... La bellezza ritrovata, vetture addio. L'altro fronte, piazzette invase dalle auto restituitele ai leccesi. Politici e non solo, la nuova battaglia del centro storico, dalla mozione di Rotundo al sì dell'assessore. Traffico, aiuto, mi si sono ristretti i parcheggi e si rischia il caos. Attesa la nuova segnaletica per indicare il parcheggio nella zona del cimitero in sostituzione al Carlo Pranzo andiamo ora mm, a vedere altre notizie l'appalto dell'ospedale Vito Fazzi, alt degli ingegneri il progetto non si cambia il presidente De Fabrizio servirebbe un nuovo bando l'ASL va avanti con i lavori il nodo il direttore generale Gorgoni aveva annunciato una variante per un elisoccorso e per nuovi collegamenti tra i poli sanitari la sfida dei territori Capone rilancia sulla regione Salento, così più sviluppo. Gelo PD sul disegno di legge, ma il deputato tira dritto. La strategia, l'impostazione impo, è dare più forza alle proposte dal basso. L'obiettivo è in campo Luigino Sergio nelle vesti di esperto, più vicini ai cittadini. Le interviste, pareri contrapposti, parlano i professori Pierluigi Portaluri e Vincenzo Tondi della Mura progetto necessario e chi ora lo boccia non ha idee chiare eh, dice Pierluigi Portaluri condivido il metodo e l'unica proposta che ad oggi è basata su presupposti concreti modello rischioso si moltiplicano le competenze questa Uh, invece l'impressione di Vincenzo Tondi della Mura, nascerebbero tanti microparlamenti che risulterebbero potenzialmente eversivi. L'emergenza, i lavoratori ex Bat, vescovo, aiutaci, lettera alla curia, il tavolo ministeriale slitta, marine, la denuncia, strada per torre Chianca chiusa, ora si muove la commissione. Pagliaro, appello a Mattarella, un giorno per i consigli. Il convegno, valori, diritti e nuove identità, ripartiamo dalle donne. Spese e appalti, lato, spese oculate, sull'appalto rifiuti c'è la diffida al Comune. L'organismo di gestione torna sul capitolo Conti e da Milano annunciano una richiesta di danni. Il nodo, la Aimeri eh, in campo dopo l'affidamento a Monteco. L'iniziativa Lezione di radio per creare un'opportunità di lavoro. L'intervista ad Alfredo Mantovano. Servono più certezze sull'ateneo islamico. Il magistrato, ma se tutto è in regola, perché no? Non chiude le porte, ma chiede trasparenza e sicurezza. Il convegno Dispari Opportunità, Donne a Confronto. L'appuntamento oggi alle 17 all'Hilton di Lecce. Economia e donne, imprese di successo, mille sfumature di rosa, due giorni di forum e un nuovo manifesto, la lezione di chi vive all'estero e l'innovazione, il messaggio vendola e la capone, il segreto è mettersi in rete per vincere contro i pregiudizi, le storie, le idee e i progetti parlano Barbara Sorce, Isabella Federico e Manuela Rana, manager fuori, qui ancora tante differenze, lascio Google e ritorno nella mia terra, moda e sociale, i miei scambi. A New York. Andiamo avanti con le altre notizie. Si parla di un'inchiesta. Dipendente comunale falsifica la sentenza e Perrone va in procura. Il nodo: danni per 32.000 euro, ma per il comune il verdetto è finto. Il sindaco denuncia la sentenza. Lite dal giudice per un risarcimento. Avvocato assolto, 16 mesi ai clienti. Estorsione, la sentenza, i soldi o vi licenziamo. 12 anni ai gestori di pub. Gli ex titolari del Wallace trattenevano una parte delle buste paga eh, dei dipendenti. L'accusa, sottratti ben 1.050 euro a studentesse lavoratrici, condannati Marino De Robertis e Loredana Mortella. Badante denuncia, eh, denunciata da anziana. Mi ha fatto bere alcol, ma era falso. Paura in auto. Affiancato dai rapinatori sono riuscito a fuggire, la testimonianza di un automobilista nel mirino dei malviventi sulla Lecce-Brindisi. L'assalto hanno cercato di farmi sbattere sul guardrail. Andiamo in provincia di Lecce, Tricase spacciavano vicino al cimitero, condannati e poi eh, Davernole fa picchiare l'ex fidanzato con una torcia, tre condanne, quattro mesi alla ragazza, un anno alla sorella, dieci mesi al compagno di quest'ultima. Le accuse, i tre dovevano rispondere di lesioni personali e tentata violenza privata. Le ferite, la vittima colpita al volto, ha rimediato una cicatrice lunga 4 centimetri. La sentenza, i, in tre assolti dall'accusa di stupro, verdetto ribaltato in appello. In primo grado i giovani furono condannati a 24 anni, scagionati dalle celle telefoniche e dalle testimonianze contraddittorie. L'accusa erano state due ragazze ospiti della comunità Emanuel a indicarli come violentatori. Maglie calunniarono l'avvocato, pena di 4 anni. Parabita, usura in banca, funzionario assolto per prescrizione. Si chiude dopo 20 anni il processo per l'ex amministratore delegato della Banca Popolare Pugliese. L'accusa, conti correnti aperti da un imprenditore con tassi fino al 292%. Operazione Game Over, mafia e droga, mezzo secolo a 12 imputati. Porto Cesario, omicidio del pastore, chiesto il rinvio a giudizio. Camille uh, Iura, Irai. Fu ucciso l'anno scorso dal suo datore di lavoro Giuseppe Roy che non si accorse della presenza del giovane. La dinamica. Roy sparò su un frigo dietro c'era il ragazzo. Castri, armi e marijuana in casa. Arrestato un trentunenne, trovati 700 grammi in panetti, pistola e fucile. Melendugno, 6 kg di droga nella masseria, ma non era sua. Assolto un 35enne impossibile stabilire la paternità dello stupefacente, copertino. Strattonò la luna, maestra assolta. L'appello ribalta il primo grado che aveva condannato la donna. L'insegnante avrebbe spintonato una ragazzina dopo l'interrogazione. Nardò piove nella scuola elementare, i genitori vanno dai carabinieri. Nardò overfishing, nuova sede per l'associazione. Monteroni, centrosinistra, torna l'ipotesi primarie. Ogni forza di coalizione ha messo sul tavolo il suo candidato. I nomi. Vincenzo Toma del PD, Antonio Carriero, UDC Nuovo Centrodestra, Marcello Manca, Città Attiva e Franca Quarta, Fratelli d'Italia. Martano Zaccheo, mai contestate le consultazioni, ora restare uniti è una vera necessità. Novoli, restiamo uniti per ricomporre il nostro gruppo. Carmiano, il PD ha scelto il suo candidato, e Mino Bruno. Si tratta di un promotore finanziario di 50 anni, da 10 anni consigliere comunale, già assessore con Ferrieri Caputi. Stiamo lavorando ad una lista in netta contrapposizione all'attuale governo. Parabita sfida i vertici del PD. Quella di Cataldo è la scelta migliore. Il centrosinistra contro lo stop del partito al consigliere comunale. Cresce la polemica nella coalizione. Solidoro, i vecchi volti devono fare un passo indietro. Cataldo, giovane e capace. Racale, eventi e sospetti, botta e risposta tra Metallo e Ria. Trasparenza e sponsor, il sindaco replica al consigliere. Casarano, debiti, il sindaco non chiarisce la sua posizione. Porto Cesareo, fondali senza barriere, un corso per istruttori di sommozzatori disabili. Provincia, Amp e Albatros, accordo per i Diving Center. Soddisfatti i parchi del Salento, aperti ad una fruizione da parte di tutti: Carmiano, premio Talento a due classi, Presic, flash mob di sei artisti, Taviano, l'altra faccia della luna all'Auditorium Comunale. Gastronomia: aziende salentine eh, ambasciatrici del buon cibo da oggi a lunedì a Firenze. E poi maglie, noi e l'Islam, Colombo a scuola, Tuglie, Barlume di Sardiello in pasticceria, Porto Cesario, trovata e salvata una tartaruga. Trepuzzi, Micia, dove sei? E dunque, se qualcuno ha notizie di questa gattina, magari può mettersi in contatto con la sua padrona. E parliamo dell'8 marzo. Tante le iniziative a Lecce, alle officine eh, Cnos. Tra laboratori e incontri. E poi, um, uh, dai musei ai parchi, una giornata in rosa, a Calimera e a Lecce con mostre e fotografie, a Galatina un trattato medievale di bellezza, Otranto, il cinema dagli occhi rosa, a Lecce in sella sulle tracce di Denghien. Lecce, il documento, un film del 1978 sul movimento, sport e il tennis è in rosa a Muroleccese. A Lecce avio selezione, otto storie in otto scatti, laboratori d'arte, itinerario rosa, a Lecce rivivono gli antichi mestieri. E poi a Monteroni il libro a nido d'ape, donne che scrivono il convegno, tricase, le antiche battaglie tra analfabet analfabetismo ed emancipazione. A Nardò, uguaglianze e differenze, le conquiste a scola sermenti e a copertino vecchie storie della tessitura nel libro Fimmine Fimmine. Matino Piazza Municipio si trasforma in un laboratorio di artigianato, a Trepuzzi brigantesse di oggi. Tante dunque le iniziative per la festa delle donne di domani 8 marzo. E adesso parliamo di calcio. Ed è la bella vittoria del Lecce. L'Eurogol di Lepore. Il Lecce è terzo in classifica. Battuta per 1-0 la Juve Stabia grazie ad una prodezza del Jolly. Sasilotto, ok per Mosca, Moscardelli e Lopez. In arrivo la squalifica. E una vittoria meritata, dice Bollini. Abbiamo giocato una grande partita. L'emergenza, speravo non si facesse male Sasilotto, e purtroppo è successo. Ma i ragazzi hanno reagito benissimo. Io l'eroe del match? No, siamo tutti eroi. La felicità di Lepore che con Lepore, l'uomo che ha deciso la partita dopo il gol, ho voluto abbracciare Miccoli in pagella, Moscardelli e Lopez sono due gladiatori e un po' sottotono Gustavo. Per quanto riguarda la prossima sfida, stamattina allenamento allo stadio, visto che si gioca mercoledì al Via del Mare. Arriva la Salernitana, quindi un'altra sfida al, al vertice, un'altra sfida importantissima per avvicinarsi sempre di più alla vetta. E adesso andiamo a leggere le pagine interne della Gazzetta di Lecce, si parla di ulivi malati, aiutatemi nella lotta a Xylella, si punta all'aratura degli oliveti. Il nuovo piano, il documento è stato consegnato ieri al Comitato dell'Emergenza, all'area dell'eradicazione allargata a 15 chilometri l'appello di Silletti, del commissario Silletti dobbiamo accelerare i tempi la sputacchina è il nemico numero uno dobbiamo eliminarla e bloccarla subito eradicazioni l'Arif ha già individuato conducenti e trattori da mettere in campo si indaga sulle cause ambientalisti, ecco l'esposto l'associazione chiede che si faccia luce sulla mancata attuazione delle misure di prevenzione tra il 2010 e il 2013 sul tavolo degli inquirenti la denuncia del forum ambiente e salute i risultati delle analisi non vanno strumentalizzati. Il monitoraggio più consistente nelle zone sane per definire l'area cuscinetto. La spiegazione scientifica Donato Boscia dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Bari chiarisce la metodologia usata per i campionamenti. La precisazione? I, i 582 casi positivi sono rappresentativi di un numero enormemente più alto di piante malate e per associazione infette. Istituzioni in campo, il punto sulle strategie di difesa in un convegno tecnico a Ruffano. Ieri mattina il confronto tra amministratori Corpo Forestale dello Stato e Codile. Batterio Killer. Al via Bari un seminario di approfondimento. L'iniziativa voluta dal commissario Silletti. Corso per gli operatori del Corpo Forestale. Clean Game, l'indagine della Guardia di Finanza. L'ombra dei calabresi dietro il business delle slot machine. Il ruolo chiave: l'installazione di totem e apparecchi sarebbe stata controllata dalla società riconducibile a Mimmo Scarfone, vicino al boss Nicola Femia. Lo stralcio nei confronti dei presunti componenti circa 20 del gruppo della Locride si contesta anche l'associazione mafiosa. In carcere Dario Panico è accusato di corruzione e concorso esterno al clan. Il risvolto, controlli addomesticati, nei guai tre ispettori. Al vaglio del magistrato le condotte dei dipendenti dei monopoli. E intanto spuntano altri indagati, l'elenco della procura con 202 nomi. Tangenziale Est, contenzioso senza limiti, la Leadri le rilancia ancora e arriva un'altra ipoteca. Il prossimo 31 marzo l'udienza con il tesoriere comunale. Ennesima batosta, la società ha chiesto una garanzia giudiziale di circa 7 milioni di euro per il secondo lodo che si era chiuso nel 2011 su 3, su 3 milioni. La scadenza, lunedì 16 marzo, il giudice del Tribunale di Bari esaminerà il pignoramento fatto alla Regione. Rifiuti. Igiene urbana alla Monteco, c'è cioè l'appello della Aimeri, la società esclusa dalla gara, pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Movida, un'ordinanza dopo i controlli dei vigili, alcolici ai minorenni, pub chiuso per tre mesi, ispezioni nei weekend pure in Borghese. Sulla vicenda a Baterusso, un PD a gestione familiare, attacco di Paolo Foresio ai vertici del partito in vista delle candidature per le regionali. Ironia, il testimone passato da figlio a padre è una novità. Economia e società, iniziativa a Torre del Parco. Sulla politica di genere la Puglia esce sconfitta. Il governatore Vendola alle imprenditrici. Aiutate questa terra a svecchiarsi. Promozione: a Lecce il primo forum internazionale che opera per favorire la partecipazione femminile alla vita economica del territorio. Legge elettorale regionale. Il presidente della Giunta è critico coi consiglieri. Il potere maschile, inossidabile alla domanda di cambiamento, ha bocciato la parità. Loredana Capone. Invieremo la sintesi di queste due giornate a tutti i comuni e al Governo. Oggi alle 12, ecco il manifesto dell'Impresa Rosa. Università, borse di studio, soglie di reddito più elevate. Il Consiglio di amministrazione della DISU accoglie la richiesta del link. ASL in vista la gara per i servizi informatici. Una delibera della direzione generale evidenzia la necessità di attivare subito la procedura per l'affidamento all'esterno. Negli ultimi tre anni l'attività è stata svolta da oltre 100 lavoratori di Sanità Service. L'iniziativa Sostegno ai Bisognosi, Raccolta Alimentare, Gara di Solidarietà in 400 supermercati, Banco delle Opere di Carità. Circa 5.000 volontari oggi saranno impegnati in tutto il Salento in favore delle famiglie in difficoltà. Mobilitazione su larga scala: più di 60 i comuni dove le più rinomate strutture di vendita contribuiranno a fornire prodotti e alimenti. Donne e dispari opportunità oggi alle 17 il convegno organizzato a Lilton d'alleanza cattolica e associazione Ande approfondimento al centro dell'incontro i temi dell'islam, dell'immigrazione e delle pratiche mediche che snaturano la condizione femminile in carico a Giordana Guerrieri ieri la decisione di Perrone è stata nominata referente del sindaco l'avvertenza ex bat slitta il vertice ministeriale incontro rinviato al 17 marzo Ancora un nulla di fatto nella prospettiva della riconversione industriale dello stabilimento, profonda delusione naturalmente dei sindacati di categoria e degli ex lavoratori. Torna il Premio Internazionale per la Cultura, le Arti e la Scienza, l'evento stasera al Tiziano, iniziativa promossa dal centro Aldo Moro. Lo scrivo io l'attualità raccontata dai giovani. Gli ombrelli, un'opera d'arte poetica. I ragazzi delle scuole medie di Carmiano, Magliano e Campi hanno esposto a novembre i loro coloratissimi lavori nel castello di Corigliano d'Otranto. Le installazioni degli alunni apprezzate dal pubblico e dagli inglesi responsabili dell'iniziativa. Donne vittime predestinate. In tutto il mondo subiscono violenze inaudite anche tra le mura domestiche. Il caso, il verdetto del giudice, ristoratore condannato a sette anni, l'accusa è di estorsione, una pena di cinque anni per la responsabile del personale. Il processo finiscono nei guai Marino De Robertis e Loredana Mortella, che ha usufruito delle attenuanti generiche. L'inchiesta, secondo l'accusa, due dipendenti sarebbero state costrette a corrispondere ai due imputati 200 e 450 euro, pena in licenziamento. La difesa è stato già annunciato, il ricorso in appello. Molestata sessualmente da due coetanei, il PM chiede l'incidente probatorio, la denuncia della tredicenne, ora toccherà al giudice fissare la data dell'ascolto protetto. Mi ha costretta a ingerire l'alcol, una novantenne accusa la badante. Palazzo Carafa, manovre salvavita per i bambini. Appuntamento per domani all'open space di Palazzo Carafa, ex conservatorio Sant'Anna tra antichi mestieri e tradizioni locali. Nardò allarme e criminalità, sei furti d'auto in una sola notte, ma viventi scatenati, oltre a rubare vetture, ripuliscono un negozio. Sempre da Nardò allagamenti cresce il fiume. C'è chi abbandona le case. In contrada Paduli, via vecchia copertino, il nuovo canale Asso comincia a far paura. Surfing si inaugura la nuova sede. E poi sempre da Nardò ha tentato a scorsa un'informativa al procuratore. Da copertino nessun abuso assolta la maestra, ribaltata la, la prima sentenza. Da copertino ancora Volantino Selvaggio arrivano Maxi Multe un'ordinanza del sindaco. Da Nardò eutanasia e accanimento terapeutico. Monteroni la nostra cultura non è in vendita. Avanza il fronte del no contro l'Ateneo islamico. Ieri mattina la città è stata tappezzata di manifesti. Vedete questa foto, diciamo no all'Università Islamica, l'iniziativa di Fronte Comune che invita la popolazione a chiudere le porte ad ogni forma di dialogo sul progetto. Da domani banchetti per la raccolta di firme, nessuna certezza sulle ricadute economiche locali. Salice. Trova i ladri in casa, chiama i carabinieri e li fa finire in prigione. Trasferta infelice per, i, per due brindisini. Monteroni, bancarotta fraudolenta, condannati marito e moglie, chiuso il processo a carico di Mario Cucurachi e Patrizia Favale. Si divideranno 11 anni per aver distratto i beni dell'azienda. Squinzano, legalità senza fini elettorali. Michele Emiliano rinuncia a partecipare al dibattito del Partito Democratico per evitare polemiche, ad ascoltare il vice ministro Bubico, amministratori locali e parlamentari. Vernole, un'aggressione, lite fra ex fidanzati, nei guai in tre. Melendugno, la sentenza, detenzione spaccio, cadono le accuse nei confronti di Daniele Balloi. Arnesano, sequestrate e stuprate, assolti in tre. Il processo d'appello ribalta la condanna a otto anni di carcere inflitta in primo grado. Cadono le accuse nei confronti di Mirko Rao, Mauro Gerardi e Simone Bisconti. Troppe lacune nel racconto delle donne. Le presunte vittime li accusarono di averle trascinate in auto, costringendole a subire le loro violenze. L'iniziativa partono i ricorsi della AT, tia una nuova crociata per cancellare l'IMU dai terreni agricoli. Castri, marijuana e armi in casa, arrestato dopo la perquisizione. In prigione per spaccio, Cristian Della Torre di 31 anni. I carabinieri hanno seguito le mosse dei numerosi clienti. Galatina, giudici di pace. Gli avvocati sollecitano il ripescaggio. Casarano, crediti non riscossi. L'opposizione non molla. L'ennesimo attacco al sindaco Gianni Stefano. Gallipoli. Senegalese denunciato per Griff Fasulle e scatta anche il sequestro. Poggiardo, medicina in rosa con musica e teatro. Al via la Tre giorni, Donne in festa. Matino, sono di Ivan Regoli le ossa ritrovate nel pozzo. Depositato l'esito della consulenza medico-antropologica. Arriva la conferma della prima ipotesi avanzata dagli investigatori dopo che la madre riconobbe gli indumenti del figlio. Spunta un'altra agghiacciante verità. Prima di morire, il giovane venne colpito e ferito con un oggetto contundente. Gallipoli, la passeggiata del lungomare intitolata Foscarini. La proposta lunedì in consiglio. Ortelle, risolo, consiglieri, tuttofare e gli sprechi sono messi al bando tinteggia, cura il verde pubblico e guida il camion dei rifiuti. Da un piccolo comune un esempio concreto di buona amministrazione. E poi da Tricase, mh, spaccio di eroina, condannati due fidanzati al Via Libera al patteggiamento della pena. Aracale la Fida scompie 40 anni, si parte domani mattina con la donazione degli auguri speciali a tutte le donne. L'associazione festeggia con un mese di iniziative che culmineranno nel pranzo sociale. Ruffano, questa mattina il biodistretto illustrato in un incontro. Parliamo di calcio, la vittoria del Lecce, l'Epore l'ammazza partita, è stato un gol di rabbia. La rete la dedico a mia moglie e a mia figlia, ma anche al nostro capitano, ovviamente, a Miccoli. Grande soddisfazione, i giallorossi sconfiggono la Juve Stabia per 1-0 al Via del Mare, Aguantano le Vespe al terzo posto, proprio la Juve Stabia. Tesoro raggiante, grande partita, possiamo vincere contro chiunque. L'iniziativa giocatori a sostegno dell'Associazione Donatori Midollo Osseo. E adesso eh, parliamo di eh, meteo, vediamo qual è il tempo previsto per la giornata di oggi e per eh, il fine settimana. Sulla Puglia insiste una diffusa nuvolosità su tutta la nostra regione con piogge sparse ancora frequenti, localmente moderate, soprattutto nel pomeriggio e in serata sul centro sud della Puglia, quindi eh, soprattutto sul Salento. Eh, saranno ancora possibili locali nevicate, soprattutto sui rilievi ovviamente, soprattutto al confine con eh, la basilicata, ma per quanto riguarda le temperature saranno ancora stazionarie fredde. E ancora molto ventoso. Per domani, domenica, avremo una giornata con tempo variabile, quindi nubi ma più asciutto. Diciamo che le piogge dovrebbero interessare solo il basso Salento. Per la giornata di dopodomani, quindi l'inizio della nuova settimana, avremo tempo più soleggiato sulla nostra regione. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.30 con la prima edizione del TG8. Grazie per averci seguito da Ivan Bonetti e dalla nostra redazione giornalistica di Canale 8. Una buona giornata a tutti voi.